L'incontro con i ragazzi è stato emozionante, è stato un colpo al cuore, un colpaccio, perché mi hanno messo KO la prima domanda, mi sono messa a piangere. Che figura, subito, mi hanno fatto una domanda che mi ha fatto pensare a un personaggio che avevo interpretato nella Pazza Gioia nel passato e non mi aspettavo subito una domanda così importante per me, per un personaggio che ho fatto, quindi era tanto che non ci pensavo e raccontarlo davanti a una platea così giovane mi ha fatto piangere perché non lo so, è successo qualcosa che è venuta la lacrima, così, non mi era mai capitato, mi è capitato al Giffoni, c'è cioè sempre una prima volta. Le cose più importanti sono innanzitutto se il cinema, come in questo caso, è veramente la tua passione, se veramente ti piace, quindi considerare il cinema come passione, come futuro lavoro, e se è veramente una cosa che ti coinvolge psicologicamente, emotivamente, mentalmente, perché comunque il cinema è una delle arti, forse la più completa di tutte, perché quando vedi un film c'è la musica, c'è la voce, c'è il suono, c'è la storia, quindi c'è la sceneggiatura. Quindi la prima cosa è capire veramente se ti piace, poi capirlo sperimentando, studiando, facendo dei corsi di teatro, facendo teatro con gli amici, vedendo tanti film. Perché se al primo film ti addormenti, ti annoi, vuol dire che il cinema non ti appassiona. Quindi questa è una delle cose più importanti. E poi avere fiducia, perché comunque nel mio caso il mestiere dell'attore è un mestiere che implica proprio la fiducia negli altri, la fiducia soprattutto nel regista. Fidarsi, affidarsi a qualcuno che ha in mente un film, una storia. Quindi questa è una delle cose più complesse per un attore, perché in quel momento tu stai dando il tuo corpo, la tua faccia, la tua voce, il tuo linguaggio, lo stai dando con uno spirito di grande fiducia a chi ti sta filmando, a chi sta catturando la tua anima, la tua essenza. Quindi bisogna affidarsi con totale, veramente anche leggerezza, ecco. Ne ho molte in testa di figure femminili, sicuramente anche prese da romanzi, però non ce n'è una in particolare e ho un approccio anche piuttosto fatalistico col mio mestiere, nel senso che quel personaggio che incontrerò vuol dire quel personaggio che sarà giusto in quel momento della mia vita, della mia maturità. E forse personaggio Allora, mi piacerebbe, ecco, la dico, mi piacerebbe molto, sarebbe carino, interpretare una coppia un po' di alla Bonnie e Clyde, una coppia, una storia d'amore di due ladruncoli, innamorati che rubano, dormono in un camion, non lo so, e poi dopo vengono arrestati, ma per nulla, poi, per non fare nulla magari, proprio perché sono anche un po' sempliciotti, anche inadeguati, un po' anche stupidi, nel senso perché poi l'umanità anche alle volte è stupida. Ecco, due personaggi, ma dove c'è una storia d'amore? Ecco, se proprio mi piacerebbe interpretare qualcosa, ecco, ora arrivata, dopo ho fatto un giro lungo, ci sono arrivata. Mi piacerebbe molto interpretare o far parte di un film dove c'è una grande storia d'amore. Giffoni, continuate così per altri 1.000 anni che siete il nostro futuro, la nostra rinascita. Grazie.